Bracciano, Ladispoli, Cerveteri, unite dalle elezioni comunali del 6 e 7 maggio prossimo. Molte ancora le nubi da diradare nel panorama politico dei tre comuni, anche se un po' di nebbia è stata spazzata via dalle decisioni assunte dall'Italia dei Valori, che ieri sera ha preso decisioni importanti per quanto riguarda Ladispoli. Noi ieri sera abbiamo sciolto la riserva sia per il patto di fine legislatura, per questi 3 mesi che ci porteranno alla fine di questa consiliatura, l'appoggio, massima fiducia al sindaco Crescenzo Pariotti, che insieme abbiamo lavorato e abbiamo portato questo comune al primo posto nella regione Lazio su 378 comuni. Quindi Ladispoli è il primo comune per bilancio e attività amministrativa. Quindi era doveroso finire questa consiliatura perché Ladispoli è un comune virtuoso e quindi è giusto portare a compimento il nostro lavoro insieme al coordinamento del centro-sinistra. Per l'alleanza elettorale riconfermiamo, faremo campagna elettorale per Pariotta sindaco e quindi l'Italia dei Valori, nell'unità di tutto il suo partito, ci impegneremo nel migliore dei modi per portare più voti possibile alla coalizione di centro-sinistra. Quindi siamo contenti di aver fatto questo accordo con il PD e Alleanza Popolare. Poi, se ci saranno altri partiti che ci seguiranno, meglio per il centro-sinistra. Anche a Bracciano l'Italia dei Valori intende proseguire il cammino insieme al sindaco Sala, non solo fino al termine della consiliatura, ma appoggerà la candidatura dell'attuale primo cittadino anche nelle elezioni. Il consigliere comunale Giorgio Merlini ha dichiarato la soddisfazione del suo partito per il lavoro svolto finora dall'amministrazione Sala. Il consigliere dell'Italia dei Valori intende contribuire in maniera significativa all'azione politico-amministrativa del comune, anche per quanto attiene il programma da svolgere nei prossimi anni. Per ciò che concerne Cerveteri, il partito di Di Pietro ancora non ha sciolto le riserve in merito a quale atteggiamento terrà sia nei confronti del centro-sinistra che verso un eventuale apparentamento con forze civiche.